sentiva, sì, il rumore dell'acqua in pressione, quindi è stato quello poi l'elemento per cui anche noi abbiamo avvisato ai tecnici di verificare. Ci dicevano che non c'era alcun pericolo per l'incolumità dei residenti, in quanto praticamente avevano effettuato tutte le operazioni di ispezione, quindi di messa in sicurezza, sollevando i vari tombini dell'ARIN, delle fognature, della metropolitana e di quant'altro. E ci vuole una ricostruzione tridimensionale del corpo geologico all'interno del quale è inserita la galleria, più il quadro tridimensionale di edifici, fondazioni di questi edifici e ubicazione dei tracciati di acquedotti e fognature pubbliche e private. Ma un'operazione si fa con i dati disponibili presso di noi, si fa in mezz'ora. E noi con la nostra fiducia abbiamo sollevato arbitrariamente, diciamo, però in una condizione di sicurezza, abbiamo sollevato questi tombini che si vedono qui giù della metropolitana, e abbiamo riscontrato che c'era una perdita di acqua e un rumore continuo proprio di acqua sotto pressione. In primo momento avevano indicato lo scarico, una verticale della nostra fogna che poteva interessare. C'era una lesione, però diciamo per, non era un... Però era proprio per qualsiasi tecnico, era un elemento così insignificante, una perdita così insignificante che certamente non poteva essere quello a poter causare tutto quell'acqua che abbiamo giù. Certamente se c'è una perdita col tempo, anche con le vibrazioni, sarà destinata ad aumentare nel tempo, ma è a autoripararsi. E hanno accertato che c'è una perdita nell'impianto di carico, quindi dell'antincendio, della metropolitana, quindi con acqua continua che scorre va a finire sotto il nostro fabbricato. Quindi ci sta un rischio anche di eventuale sprofondamento, di un cedimento e quant'altro. Quindi tutto a differenza di quanto insomma avevano detto loro, che non era, ci avevano assicurato che non c'era nessun pericolo. Il tratto interessato dalle perdite che si vede in galleria è di circa 20 metri e dovrebbe comprendere la strada pubblica, questa piazzetta e probabilmente passare al di sotto di questi due edifici, questa è la mia destra e questa è la mia sinistra. Dovevamo stare tranquilli, poi dicendo anche che i fabbricati a sua volta poggiano su delle volte di tufo, cosa che a me non mi risulta, in quanto io so che a Rione Alto la maggior parte dei fabbricati sono stati costruiti su un materiale di riporto. Tutti questi edifici che stanno attorno a questo pozzo che fu realizzato all'epoca poggiano su pozzolane e quindi erano soggetti a rischio. L'acqua che si infiltra nel sottosuolo dà fastidio essenzialmente alle pozzolane, ai sedimenti sciolti, perché anche con le vibrazioni indotte da traffico e metropolitana potrebbe terminare una parziale o più o meno ampia liquefazione, cioè perdita di coesione delle particelle granulari. Ho chiesto ulteriori verifiche anche con un georadar, con qualche altro diciamo strumentazione, proprio per vedere se sono create delle cavità, visto che c'è anche un dissesto nella fogna che raccoglie poi quest'acqua, quindi va a finire proprio nelle strutture sottostanti il fabbricato. Se la copertura di tufo al di sopra della galleria è di alcune decine di metri, come sicurezza della galleria non dovrebbero esserci problemi, però parlo al condizionale perché bisogna avere tutti i dati stratigrafici geotecnici esatti del sottosuolo. Ci sono voluti 10 giorni per farlo intervenire. Quando poi i fabbricati vi danno un'ordinanza ad horas di intervenire più subito. 10 giorni diciamo sono 3 mesi. Quattro. Se non ci fosse stato poi il nostro interessamento, perché il nostro abitiamo, le cose continuano a rimanere così, diciamo. In questo...